Questa è la sede della nostra riunione e cominciamo appunto con la sfida che riguarda i due pugili che hanno un nome che s'assomiglia, Hay e Day. David Hay, pugile londinese, Phil Day invece di Swindon. Ci sono 6 anni di differenza tra i due, sono entrambi molto giovani. Day classe 1974, Hay invece classe 1980. Per quanto riguarda Phil Day, un record modesto, ci sono 8 vittorie e 6 sconfitte, un pari, 3 le vittorie prima del limite. Invece ha appena cominciato ovviamente la sua avventura da professionista David Hay, che ha 3 vittorie in altrettanti incontri, tutti ottenuti prima del limite, primo nel debutto dell'8 dicembre 2002 quando ha battuto Tony Boat. Prova ancora con il jab David Hay. Adesso c'è un richiamo volante proprio per il più giovane dei due pugili da parte dell'arbitro in questa parte finale della prima ripresa. La sfida è dei massimi leggeri, cruiserweight, sulla distanza delle 6 riprese in questo derby britannico, con il gancio destro Hay, poi il jab, entrambi sono impostati in guardia normale. Va al tappeto, però non c'è il conteggio da parte dell'arbitro. Una prima ripresa difficile per Phil Day. E finisce la ripresa a favore di David Hay. Vedete la scheda di David Hay, 22 anni, 3 incontri, 3 vittorie, 3 successi prima del limite. Qua siamo invece dall'altra parte del ring. Qualche anno in più per Day. Questo bel destro, prima corto, poi ho potuto distendere il braccio. Non credo sia un problema grave per David Hay, ma pare ci sia una ferita. Inizia la seconda ripresa delle 6 previste. Siamo sul ring di Reading, nell'Inghilterra, all'interno del Rivermead Leisure and Sports Complex, per il nostro primo incontro della serata. Massimi leggeri, come indica anche la nostra grafica. Pugile con le treccine, il più giovane, David Hay. Rasato a 0 invece Phil Day, visto che entrambi si sono presentati con i pantaloncini scuri. Prova il montante destro a vuoto, invece no, lo ha trovato, ha sfiorato, sembrava, almeno a mio avviso, che avesse sfiorato la punta del mento, però evidentemente è andato, andato parzialmente a segno il colpo. Il montante destro mi pare sia quello significativo, e stavolta c'è stato il conteggio da parte dell'arbitro. È in forte difficoltà adesso David Hay, che si rifugia all'angolo, si avventa sull'avversario Phil Day, che poi è costretto a legare, cerca di anticipare l'avversario con il jab, può sfruttare chiaramente il maggior allungo. Speak.
Prova ancora con il destro David Hay, prepara il destro, il pugile londinese cerca ancora l'anticipo, siamo entrati ormai nell'ultimo minuto adesso della seconda ripresa con il jab che continua a funzionare da parte di David Hay e va giù di nuovo, l'arbitro dice che va bene così, finisce il primo incontro della nostra serata, c'era una netta differenza che era emersa già all'inizio della sfida nel primo round, non è durato molto di più questo incontro, vittoria dunque per David Hay, KO tecnico alla seconda ripresa, rivediamo intanto quello che è successo, probabilmente ci fanno vedere il montante destro, insomma non è andato chiaramente totalmente a segno questo destro, ha quasi sfiorato l'avversario, parte lo ha preso, però onestamente non sono colpi terribili, nel senso che comunque il bersaglio non lo hanno preso tutto, sia il montante che poi il successivo destro che ci hanno riproposto in questi rapidi highlights. Verrebbe da dire per manifesta inferiorità, Phil Day battuto e quindi raccoglie così la sua settima sconfitta da professionista, il pugile è nato a Javentry e allenato, seguito anzi dal manager Chris Seniger. E questo è il volto sorridente di David Hay che rimane imbattuto da professionista.